Hey yo guys, bentornati dai JC, io sono Jay. E io sono C. E oggi siamo tornati con Indovina Chi, ma non siamo da soli. Oggi ragazzi, come sempre, portiamo sempre ospiti. Oggi abbiamo deciso di portarvi una ragazza e si presenterà da poco. Hi bitches, sono Nora, già lo sai. Già lo sapete. Avete capito, hi bitches, sapete già. Con tutte le bitches che sono in ascolto, oggi sono con Nora. E oggi giocheremo a Indovina Chi è la coppia. Come al solito bisogna indovinare, quindi quattro coppie fake, una vera, noi dovremmo sgamare quella vera e quelle fake dovranno metterci in difficoltà. Sperando che ci riescano. Sperando. Senti, carica come... Carichissima, perfetto. Come al solito ragazzi, vediamo un sacco di like. Quanti like? 3.000, sei sicuro? Io punto, è 3.000. Ok, 3.000 like, usciamo un nuovo format solo per voi. Quindi ragazzi, spingete quel cazzo di bottone. Condividete il video con anche quello, zii, nonni, cugini, parenti, mamme, tutti, papà. Tutti. Ho già detto nonni, avete capito? E seguiteci sui nostri social. Remy K. CS8. Da Binora. E dei gesti ufficiali alla pagina se volete partecipare ai format. Bla 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 bla. Ma direi che stiamo parlando un sacco. E incominciamo? È tempo di iniziare. Let's go. Wow. Ciao ragazzi. Wow. Che belli che siete, mi piace un sacco. Sì, che no, siete belli. Da quando state insieme, come siete conosciuti? Siamo insieme da sei mesi. Siamo conosciuti in aula studio, al Politecnico. Wow. Ho fatto tutto io, eh. Tutto tu? Sei andato tutto da lui. Maschio, no. Lui mi ha chiesto di stare insieme, io ho fatto il primo passo almeno. Bro. Ah, tu sei uno bravo. No, beh, poi è arrivata, quindi capito. Non è vero. Lui racconta così, ma in realtà non è vero. Vuole farmi passare per quella pazza. Okay. Come è andato? Ma in realtà non è così. C'è stato uno scambio di sguardi. Ok, ci sta. E mi sono avvicinata. E da lì abbiamo iniziato a parlare, a conoscerci e ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato questo periodo di frequentazione per 3 mesi e okay. Poi... E poi lui te l'ha chiesto dopo 3 mesi. Dai, come te l'ha chiesto? Dove me l'hai chiesto? Ci ho pensato io poi. Come gliel'hai chiesto? Ma l'ho portata al Monte dei Cappuccini, così sai, wow. Visto. Ah, romantico, sì, bravo, sì, bravo, un sacco di punti. E poi gliel'ho chiesto 3 mesetti dopo. Ok, ho fatto pure aspettare, wow. Ci sta, dai, tre mesi è perfetto. 3 mesi, dai, è giusto. È giusto, è giusto. Tu quanti anni hai? 21. Tutte e due 21. Sì, sono nel 2003. Okay. Ok, va bene ragazzi, ci vediamo dopo, grazie mille. Grazie. Yo, what's up? Ciao. Oh, ma damn, Mandem. Come siete conosciuti? Allora, wow. Questo è un po' strano, te la racconto un po' al fly. Vai. Allora, era l'altro anno, siccome noi lavoriamo al Vogue, non so se per esempio. Ah, sì, Vogue. Ok, in discoteca. Io faccio il ballerino, lei la ragazza immagine. Ok. Io faccio il ballerino dembow. Ah, ok. E boh, io ballando tutto così faccio un passo, mi giro e vedo lei che sta prendendo una bottiglia al tavolo. Wow. Ok. C'è stato un nice contact, ho detto, ok, ci vediamo dopo. Ok. Quindi boh, è stato così e... A fine serata, dopo fine turno, ci siamo parlati un attimo, non per far cose o così. Bravo. No, sì. Quanti anni avete? Io 21. Io 18. Ok. Oh, quindi, però lei non era maggiorenne ai tempi, eh? No. Però comunque 20. L'ho vista esternamente, diciamo che sembrava matura, comunque okay. Sembrava abbastanza grande. E quindi quando state insieme? Da un anno. Esatto. Cioè, quindi vi siete visti subito dopo frequentare? No, allora, un anno che stiamo, nel senso che ci frequentiamo. Ah, ok. Diciamo che c'è stato... Ci siamo capiti subito quando abbiamo, perché avevamo un botti cose comuni, tipo anche dei ball. Ok, dembow, ok. Sì. Ok, oh, matchati, ok. Ciao. Ciao. Abbiamo il drip qua, eh. Ok, ragazzi. Quanto state drippando, ragazzi. State drippando, vi siete messi d'accordo? No. Ok. Come vi chiamate? Valentina. Andrea. Okay. Ok. Quanti anni avete? 21. 24. Ok. Come vi siete conosciuti? Quando? Com'è stato? Allora, a gennaio abbiamo fatto un set insieme, perché lui è un musicista. Ok. E io faccio la ragazza immagine, modella. Okay. Ok. E quindi mi ha chiesto di fargli da ragazza per l'album nuovo. Ah. Da lì è nato l'amore. Ah, ok. Siamo usciti, tutto fantastico. E poi il 1° aprile mi ha portato da Bounce. Bounce? E ha fatto finta di... Ah, quella roba che quello salta! Quello per saltare. Ok, spacca. Ha fatto finta di farsi male. Oh. E mi ha chiesto di stare assieme. Oh, stai spaccando, maldito. Ok, ok. Qui da... Mi sei emozionato, sì. ci sta. Mi voglio di piangere adesso. Da quanto state insieme? 7 mesi. 7 mesi, ok. Come stanno andando le cose, tutto bene? Dillo tu. Abbastanza, un po' lunatica però. Ma quelle sono le donne. Le donne, fratello. 5 minuti ride e gli altri 5 minuti mi tira le sedie addosso. È normale. Le amiamo anche per quello, giusto? Esatto, sono femmine, quindi... Vabbè, grazie anche a voi ragazzi. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Sono deciso.
Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. E sono Naomi. Oscar. Dove siete? Io sono di Milano. Io sono del Trentino. Okay. Trentino? Quanti anni avete? Esiste un nero in Trentino, credo. È mulatto, fra, è mulatto. Sei mulatto vuol dire che qualcuno è nero della sua famiglia. Come siete conosciuti? Come andava? Perché? Quando? Allora, praticamente su TikTok siamo seguiti. Così. Oh, TikTok is the new Tinder. Poi siamo passati su Insta, normale, ci siamo sentiti per un po', poi abbiamo smesso, poi ci siamo risentiti ancora e ci siamo visti per la prima volta poi a Milano. Oh. Chi è che ha seguito? Chi è che ha iniziato con un TikTok? Esatto. Ho iniziato tutto. Maldito, maldito loco! Quanti anni avete? Io 21. 18. Ok. Quanto, da quanto state insieme? Un anno e... Ah, quasi due mesi. Renni, quindi. Ciao! Ciao. Come va? Bene, voi? Bene, grazie. Bene. Che gentile. Come vi chiamate? Martina. Davide. Ok. Quanti anni avete? Io 25. Io 20. Ok. Oh, una ragazza più grande. Mm. Ti piacciono i miei. Sì. Comunque, come vi siete conosciuti? Quando? Perché? Come è andato? Allora, ci siamo conosciuti il 10 di agosto di quest'estate. Ok. Fresca. Sì, ok. Sì. Ci siamo conosciuti alla Suerte, eravamo entrambi a ballare. Okay. Ci siamo conosciuti lì e poi da lì ci siamo scambiati il numero di telefono. Da lì siamo stati insieme 5 giorni fino a Ferragosto, io poi però sono dovuta tornare su per il lavoro. Ok, ok. E quindi da quanto state insieme? Effettivamente dal 15 di settembre. Ok. Lui mi ha anche fatto... precisa. Poi ne... Sì, ma lo ricordo perché mi ha fatto una bella sorpresa quel giorno. Dai, come è andata? Eravamo a casa da me, lui ha preso la pizza e mi ha fatto la scritta. Ti vuoi dai, vedere? Giura? Ragazzi... 2024 abbiamo solo ragazzi così, quelli che chiedono su Instagram che vadano a far culo. Basta malessere, basta. Esatto, basta, basta. No, infatti. Bravo, 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 bravo. Ok. Di dove siete? Torino. Torino. Okay. Ah, ok. Ok. Va bene ragazzi, ci vediamo dopo. Ci vediamo grazie. Dopo. Grazie, a posto. Grazie. Sì, grazie, ragazzi. Grazie, ciao, ciao. Damn. Iniziamo con le domandine, vogliamo iniziare soft o andiamo... Iniziamo soft e poi piano piano saliamo. Va bene. Iniziamo soft. Allora, partendo dalla prima coppia. La migliore. Okay. Ah, damn! Competitiva lei! Sì, tu! Okay. Gran competitiva, Ok. Oh. Di che segno sei? Di che segno sono? Ariete, Ariete. Ok, ha spaccato. Aiuto, adesso sono confusa. Una cosa che ami e una cosa che odi del tuo partner? Allora, partiamo dalle cose che odio, che è magari più facile. Che è un po' troppo freddo, alcune volte. Okay. È un po' testardo. Ok. Vabbè, il suo, appunto, l'ha detto lei, logorroica, diciamo, parla un po' troppo, magari. Però, vabbè, io sono un po' più chill, quindi... Ok. Capisco. Okay. Vabbè, però... E poi tipo un po', magari un po' troppo impulsiva a volte. Ok. Cioè, magari non ragiona un po' tanto su quello che dice, su quello che fa. Ok, vabbè, ci sta. Pregi... lo sguardo e il sorriso. Ci sta, ok, grazie. Seconda coppia. Difetti è che lavorando in discoteca magari vedi troppo contatto con altre ragazze. Maldito la chiesa. Però effettivamente lo faccio anch'io, quindi capisco che... Okay. Che lavoro si ferma lì. Spero, non abbia ricordo. e poi pregi è dolce. Molto dolce. È quello che mi serve nella mia vita, quindi... Ok, carino. Allora, partiamo dai difetti, perché... Difetto che è testardo. Ok. Quindi... Non so che ragazzi testardi, eh? Oh, okay. Sì, è qua. Bello. Qua proprio diretto. Che si arrabbia facilmente. Okay. Una cosa che mi piace, che comunque balla anche lei, quindi ci siamo trovati mi subito. Trovate. Lì, proprio, è un pro subito 100%. E un'altra cosa che anche lei è dolce, molto dolce. Okay. Infatti, anche per chat... E dal vivo soprattutto, quindi... Ok, va bene, grazie. Beh, è hard, è strano. Ciao, sì. Pregio difetto. Esatto. Allora, straorgoglioso. Beh. La questione, come dicevano loro, lavorando con il pubblico femminile lui e maschile io... Un po' di gelosia, ma dato che abbiamo lo stesso mestiere, ci capiamo. Ok. Poi un altro... È un po' stronzo. Ok. In senso buono o stronzo... Cioè stronzi? Non tanto buono. Ok. Purtroppo. Però un pregio, che quando invece è dolce,
È il tuo fastidiere. Perché sei il suo brano? No, poi quello lo vedete voi, non so. Magari... E poi niente. Questo sorriso quando mi guarda. Sciolgo. No, che dire, sono innamorato, è bellissima, brava, stronza, tanto espansiva. Mi piace un sacco, stronza come me, ci siamo trovati, abbiamo quasi stesso carattere. Che dire, quando ci siamo conosciuti è stato un po' tosta all'inizio, eh? Poi dopo un po' se c'è stato tosta? Rispetto. Perché lavorando nelle discoteche ho capito che non è facile, okay. Quindi... Non si fidava tanto. Esatto, magari. Poi io ho dimostrato che poteva fidarsi di me, poi è stato in chill. Adesso siamo qua, stiamo spaccando tutte e due insieme, vero? Sì, un sacco. Partiamo dai difetti. È testardo, non mi ascolta. Damn. Gli parli tanto, è come se non avessi detto niente. Però rimaniamo lì, va? ha già visto lo sguardo e ha detto, oh, se continuo qua... Ci vediamo dopo a casa. Stasera non mangio. Allora, c'è sempre stata per me. Ok. Sempre stata, se c'è da prendere un treno viene. Se andava a distanza, tutto il resto. Bello. L'amo. Quindi farei di tutto per lei e lei farebbe di tutto per me. Okay. Mi piace di lei che il fatto che so che ci sarebbe sempre per me. Comunque questi sono degli attori, cioè. Giuro, potreste fare. Siete attori. Degli attori. Allora. No, ma non dico te, però tra tutti, cioè, per me siete tutte vere. Allora, di difetti, anche lui è molto testardo, a volte orgoglioso, ne litigate magari. Okay. Però comunque alla fine c'è sempre qualcosa di buono che mi ascolta e lui sa che se c'è un problema comunque c'è sempre una soluzione. Okay. E le cose buone fin dall'inizio, cioè, mi ha sempre trattato bene, ha sempre detto le cose chiare come sono, non giochi di un giorno sto bene, il giorno l'altro sto male. Okay. Secondo okay. qua no, diretto al punto, non cercavamo una relazione, ma alla fine è andata così. Sempre quindi così. Parlando chiaro, e poi c'è stato sempre per me, di caratterialmente è dolcissimo, anche se in rete magari... Si fa un po' il bad boy, ok. Allora, partendo da difetti, in realtà sono insieme da poco, siamo insieme da 2 mesi, non ne ho trovati così tanti. Sì. Trovati. Tipo ne sono 500, non una ventina, ma in chill. Direi però che è una persona abbastanza impulsiva, in generale le capita di agire senza pensarci due volte, è una cosa che capita spesso. Okay, è una cosa che comunque ha notato anche lei di se stessa, quindi okay. Di pregi direi che è una persona un sacco dolce, simpatica, riesco a diciamo a fare tanti discorsi, bei discorsi insieme, e quindi mi ci trovo un sacco bene. Ok. Allora, i difetti suoi sicuramente sono il fatto che lui prende troppo tutto sullo scherzo. Ci sono dei momenti in cui, togliendo l'età, non riesce a prendere troppo sul serio determinate situazioni o le prende troppo alla leggera. Mm-hmm. Okay. Ed è una cosa che nell'uomo, senza generalizzare troppo, vero. Ma 5 anni in meno pure. Esatto, okay. Però allo stesso tempo lo collego anche ai suoi difetti, perché io magari invece sono una che sta più sulle sue e lui riesce con questa sua leggerezza a tranquillizzarmi. Okay. Mi dà veramente tanta tranquillità e sa ascoltare, non è orgoglioso, mi viene incontro più che può e soprattutto cerca di capirmi sempre. Ok. Bello, damn. Raga, io sono ancora più confuso di prima. A parte che comunque posso dire che sono tutti simpatici. Cazzo, vero. Sarà che mi piacciono tutti simpatici. Poi siamo tutti veramente innamorati. Stra tanto. Cazzo. Stra tanto. Damn. Ragazzi. Ah, No, facciamo ancora. Qualche domanda ancora, perché io non saprei neanche chi eliminare in realtà. No, vabbè. Se diversero tutti. Però non so chi chiedere. Dicetemi la coppia, chiedere. Aspetta. Che non so chi chiedere. Dimmi stop. Stop. Bravo. Immagino il tuo ragazzo ti fa le corna, ok? Con una tua conoscente, quindi non una tua amica, una persona che conosci. Uh-huh. Con chi te la prendi e perché? Inizialmente con lui, perché la mia fiducia l'ho data a lui, okay. E non a lei. A lei l'ho data magari in modo più o meno amichevole. Okay. Mentre lui gliel'ho data proprio al 100%. Okay. Quindi è lui che picchi, non lei. Prima picchio lui, poi picchio lei, e poi gli do fuoco a entrambi. Cazzo! Che amici hai? Sono italiano-albanese. Ah! Ce l'avevamo. Ecco spiegato. Ok, bruciare la macchina è molto cattivo. Ok, ha senso, ok.
E tu invece al contrario cosa faresti? Se lei farebbe la stessa roba con me, picchio sia lei che lui. Io, allora, io ho un dubbio sull'ultima coppia. Ma sapete perché? Perché io mi ricordo i primi mesi di fidanzamento sono tipo, oh, non posso staccarti gli occhi di dosso. E mi sembrano un po' tipo, non so, freddi tra di loro. È l'emozione, è l'emozione, capisci? Io farei una domanda a loro se volete. Il posto più strano in cui l'avete fatto? Lui è quello strano, però vabbè. Sì, è certificato. Strano. Non c'è, nel senso, io abitando da sola siamo quasi sempre a casa mia. Comodo, comodità. Io ce l'ho idea, secondo me la coppia numero 5 non mi convince. Anch'io. Anche tu. Ma tutti. Ma perché, ti io ripeto. Io ho fede in loro. Tipo dopo due mesi, non lo so. Io ho fede, ragazzi. Magari sono timidi, però dopo due mesi mi verrebbe tipo da... No, dopo due mesi io ero tanto strano. già tanto do la mano. No, io ero troppo, cioè, non ero sottone, però tipo... Dunque siete tutti convinti, perché c'è la maggioranza qua, eh. Il suo voto vale il doppio. Io vado, io sono il numero 5. Dunque tutti 5. 5. Oh, io credevo in voi, lo dico. Grazie ragazzi. Grazie. Prima coppia out. Ragazzi, siamo in fottissima difficoltà, quindi nei commenti so che non potete aiutarci direttamente, ma voi provate a fare anche voi per vedere se anche voi siete in difficoltà o siamo noi rimasti, non lo so. Io ti favo per loro. Comunque un sacco di like e let's go, schiamiamo avanti. Partiamo dalla prima coppia. In media quanto fate sesso alla settimana? Damn. Beh, In media. Un po'. Damn. Non so quantificare quanto... Cazzo, fanno un sacco di sesso. A settimana? A settimana o al giorno? Ok! Siamo non è troppo... Vabbè, non so se posso dirlo, però... Sì. È molto bravo, quindi... Mi piace assaggiare! Due tifogli, eh! Ok. Martagliamo parecchio. Ah, ok. Un sacco di crediti al bro. Va bene. Ok. Oddio. La seconda coppia? Allora, andando sempre, diciamo, a ballare... C'è il pre-serata e c'è il post-serata. Ah, io sto scherzando. Ah, ok. Io sto scherzando in realtà. Ok. Ci sta. Il riscaldamento. Esatto, ti riscaldi, poi sei sciolta. Terza coppia? Non voglio sapere la sua risposta del bro. Si gioco, sta già ridendo lui. Lui è quello che spesso ha mal di testa. No. Però mi accontenta 2-3 volte alla settimana. Ok. Anche 4. Ok, anche 4. Sono viziata io. Ultima coppia? Ultimamente poco... Quindi grazie per la domanda così. Ho visto stasera, yeah! Io sono ancora più in difficoltà, non so. Allora, vi dico la verità, ora sono in difficoltà tra 1 e 4, se ce l'ho detto. O so, i 2 e 3, no, non so. Io 1 e 3. Anch'io mi sa 1 e 3. Sì, 1 e 3. Loro mi sanno tipo di amici che si conoscono da tanto. I 3? Sì. E però, che si conoscono e quindi fanno... Un amico che sta toccando. Allora. Un amico che tocca però. Vabbè, ci sono. Sì. Pronto, ma cosa hai detto? Cosa devo chiedere al numero 4, alla coppia numero 3? Di baciarsi? Ah, ok. Mamma ha chiesto se vi potete baciare. Per toglierci il dubbio. No, aspetta, non l'ho visto bene! Rifai, no! Se vuoi sentire... No! Sì! Quella bistecca! Sì! Quella bistecca! Basta! Sono i bambini qua! Damn! Perché sono minorenni, vero? No! Ah, poi minorenni! Su YouTube sì, però! Un po'! Cazzo, io pensavo fosse... Credi ancora che siamo amici, no? No, mi fai Ok. Allora, facetevi tutti. Ok. No, basta. Sì? Mamma ha chiesto di baciarvi. No, dai, basta baci. No, allora, c'è bisogno di un test, non so. Ultimo test. Qualcosa che fanno tutti e vediamo chi lo fa peggio. Un abbraccio bello, tipo da che non mi vedete da mesi. Brava. Bello. Tipo, fate relazione alla distanza, non vi vedete da 6 mesi. Tipo, cazzo, è tanto, scusa. 2 mesi. Due. Uno per volta. Ok. Uno per volta. Ok. Non so se sono amici, eh. Cazzo. Bacia sul collo. Damn. Così. Ok. Damn. Ok. Cazzo. Ok. Sguardo era intenso, ok. Ma loro, il 3 sono baciati. Vabbè, cioè. Facciamo lo stesso. Vabbè, infatti. La riconfermo. Ciao, come stai? La porta Ok. Vai.
Ma raga, ma sono copioni, che hanno copiato. No, sono tutti. Beh, ma sono baciati anche loro, sbaglio? No, in guancia. Ah, ok, ok. No. Allora sono proprio amore, capito? No, okay. Capito, loro, allora, loro sembra proprio amore. Loro, no, gli altri anche, però sembra proprio quasi forzato. Loro, cioè, non so. Allora, io dico, il numero due hanno copiato al numero tre. Ti hanno copiato noi. Io non potevo copiare gli altri. Boh, io mi tolgo, li metto voi. Allora, il tuo volto vale due. Allora. La numero 4? Visto che tu, cioè. La numero 4? Grazie, che mi dai la colpa. Okay. Grazie. Grazie, ragazzi. 4. Grazie. Magari abbiamo anche sbagliato. Who knows? Ma, sì, però se sei fidanzato lo baci. Yo guys, terzo round. Non avete mai visto Jessie così in difficoltà, perché è attento, non si auguro. Io sto piangendo. Sì. Fuck. Allora. Non è la domanda. Terza coppia, per avere la riconferma voi. Per avere la riconferma della riconferma. Tu sai la password del suo telefono? Tanto. Davanti a noi. Che dici? Se stanno recitando sono fottutamente forti, giuro. No, raga, il suo sguardo è cattivo, no. No, infatti lei era strarrabbiata, tipo, che cazzo fai con gli occhi di merda? No, raga, pezzetto. No. Damn, ok. Damn. Tu? Sì, vabbè, lo sanno tutti. No, non è possibile. Raga, ma che cazzo? C'erano fortuna in un mondo. Oh, io ve l'ho detto. Ci stavamo di fuori. Una detto... sempre perché sono di scatola, quindi per forza no. Io ho detto, no, che, io ho detto che ci fottevano, dovevo dire, raga, era raga, no. Non ci più voglio giocare, vaffanculo. Raga, no. Lei è veramente incazzata perché veramente, raga. Sì, sì, sì. Io sono in difficoltà. Dai, vabbè, facciamo un barabacci cicocco. Io, no, io sono serio, io sono serio. Un barabacci cicocco, tre civette sì come che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore siamo allo, un barabacci cicocco, damn. Non è colpa mia, è colpa sua. No. Lei che ha dato l'idea. Mi ha dato strada l'idea lei. Scusateci. Colpa sua. No, ragazzi, ragazzi, non so chi eliminare. Coppia numero uno eliminata, scusate. Scusateci. È che non sappiamo chi eliminare. Boh, non so chi eliminare. Mi affido a Dio, magari mi sta aiutando. Eccoci, ragazzi, il fottutissimo round finale. Siamo stati veramente tipo 10 minuti a pensare a una cazzo di domanda. Perché, raga, non è facile. Quindi mettete un sacco di like, veramente, per noi. Fatelo per noi, commentate. Allora, dopo altre discussioni, abbiamo una domanda per voi. Iniziando dalla prima coppia, iniziando da te, la ragazza. Immagino, spesso magari guardate serie TV insieme, eccetera. Ok, facciamo una cosa, qual è l'ultima serie TV che avete guardato? Anche 3-4 mesi fa. Elite. Okay. Ce la siamo riguardata, per l'altro. Di cosa parla Elite? Di quelli a scuola. Cioè, io sto col telefono quando guardo i film. Ok, ok, va bene. E voi? Ritmo for Francia. Ah, ok, ho capito qual è. Di cosa parla? Non lo guardo. No, lei non è per il mondo, sai, della musica. Fuck, io non so chi eliminare. Beh. Io dico la prima coppia. Esatto. Prima coppia, eliminiamo. Sì, loro sono una coppia vera. Va bene, grazie ragazzi. Grazie. Ma dobbiamo scoprire se abbiamo indovinato. Esatto, adesso è il fatidico momento, ragazzi, non staccate perché tra poco scopriremo se avremo ragione o meno. Tanto. È il momento, ragazzi, avete spaccato, che siate fake o vere, come siete tutti. Un applauso, ve lo meritate. Un applauso. E partire dalla prima coppia, allora, se siete la coppia, baciatevi, se no, tiragli uno schiaffo. Ok. Damn! Ha fatto mega spoiler! Cacchio! Ha fatto mega spoiler! Vabbè, io e lui ci siamo conosciuti a Luna, comunque. A Luna? Sì. A Luna di pomeriggio? Sì, 5 anni. Ah, ma quindi vi piacete proprio voi? Non siete amici? Neppure. E tu facevi tutta l'incazzata! No, vabbè! Prendetemela con lei, che è lì. No. Mi sta venendo a piangere. Lei
Ci hanno detto niente baci, niente... Non toccatevi. Non toccatevi, evitate un po' di parlare così. L'abbiamo fatto così. Ma e voi, se, e voi due, la seconda coppia, non state insieme? Cioè, no? Ci siamo conosciuti prima. Qui non vi conoscete? No. Zero. Zero. No, sì. Raga, avete spaccato. Poi io ce l'ho anche tatuata. Giuro? Cazzo! Direi che siamo giunti alla conclusione anche di questo video. È stato molto hard, inaspettato. Io non lo sarei mai aspettato, sinceramente. Niente io. Damn. Direi che solo per questo video un sacco di like, come ha detto Remy prima, 3000 like. 3000, voglio 3000. 3000 like. Se no niente più video per voi, Zero. Loro saranno felicissimi, no, scherzo. Ovviamente ringraziamo un sacco Nora per essere venuta qua. Grazie. Oggi. Un applauso a Nora! Grazie, raga. Salutiamo tutte le bici, salutiamo. Così sono malissimo, vabbè. Commentate tutti, ragazzi, se avete indovinato la coppia, complimenti fortissimi, ci sentiamo in chat fare qualcosa. Se l'avete indovinata, non vi preoccupate perché noi non abbiamo zeccato un cazzo. E condividete il video con tutti, genitori, sorelle. Guardate anche con questo fidanzato, la vostra fidanzata, magari. Guardatelo in coppia. Guardatelo in coppia. Seguiteci sui nostri social. Remy K. CS8. Febby Nora. Gesù PCL. E ragazzi, è stato bello. Andiamo viva a l'amore. Viva l'amore. Potrebbe uscire a San Valentino questo video. Oh! Voi, raga, non uscirà adesso. Ciao, uscirà a San Valentino.